Però devo dare giustificazione di questo titolo, dall'osservazione al rimpianto. Che vuol dire? Vuol dire che noi ci siamo imbattuti nelle questioni che riguardano posizione oceanica un po' quasi per caso. Questa immagine vi serve per capire dove l'area in cui abbiamo operato. L'area in cui abbiamo operato è l'approdo costiero del gasdotto Trans-Mediterranean Pipeline che si trova nei pressi di Mazara del Vallo, a Capo Feto. Voi sapete che in questa parte della Sicilia si trova forse la più grande prateria posidonia oceanica europea, o comunque una delle più grandi. È proprio ai margini della prateria, quindi nella zona meridionale, si trova l'approdo dei gasdotti che collegano Capobon con Mazara del Vallo. L'area degli approdi costieri, prima del primo intervento, quindi della deposizione delle prime linee nel 1979, era un prato integro. Noi abbiamo estratto una porzione di questo prato di 142 ettari, questo rettangolo largo poco più di 700 metri e lungo 2600 metri, per farvi vedere quali sono stati gli effetti dello scavo della prima trincea nel 1979. L'immagine è dedotta da un seismic sonar realizzato nel 1993, quindi dopo 14 anni. Vedete la ferita inflitta alla prateria e la trincea che alloggia i tubi, è stata ricoperta con dei massi di calcarenite. Questi massi di calcarenite in 14 anni si sono sgretolati e hanno determinato la comparsa, lo vedete di questa linea gialla qua, di un sabbione, di un ghiaione. In buona parte questo sabbione ghiaione ha anche contribuito a far morire la prateria ai margini della trincea. Le macchie marroni che vedete sono mat morte. Fondamentalmente alla prateria si è sostituito un mosaico di substrati: sabbia, sabbia grossolana, mat morta, calcareniti, grossi massi che servivano a proteggere la parte iniziale dell'approdo. Successivamente è stato raddoppiato lo scavo, altre linee sono state inserite ed ecco che un'altra trincea è stata scavata, questa volta riempita non più con massi di calcarenite, ma con massi di calcare, massi che non si sono sgretolati e che vedete riportati qua con questa linea rossa, li abbiamo chiamati mound, sono dei montarozzi. Per capire di che cosa parlo e perché vi parlo di queste cose, scusate, la perdita è di circa il 50% di questo rettangolo. Chiaramente la prateria è molto molto più grande dopo il primo scavo e altri 30 ettari vengono perduti dopo il secondo scavo. Più o meno la porzione occidentale, quindi quella dove è stata realizzata la seconda trincea, si presenta in questo modo. Avete lo scavo, poi una bettolina ha rilasciato questi massi di calcare che hanno formato dei cumuli. Chiaramente tra un cumulo e l'altro è tutto pieno di massi di calcare. Noi abbiamo chiamato valle la zona che si trova tra un cumulo e l'altro, poi zona sommitale la parte alta dei cumuli e la laterale la parte obliqua di questi cumuli. Più o meno quello che vedevate sott'acqua, che siete sott'acqua, è questo, il cumulo e poi la valle. La valle, ora torneremo su questo, coperta da prateria. Questa prateria è una prateria di nuovo insediamento, non è una prateria che è stata sommersa da massi, questo è stato tutto scavato e poi la prateria ha recuperato. La prima attività che è stata realizzata è stata una sorveglianza, un monitoraggio con ROV della prateria superficiale profonda dal 93, data di effettuazione del secondo scavo, al 99 per 6 anni. E sono stati studiati in particolare alcuni substrati, la sabbia, le valli ricoperte da massi, la parte sommitale dei cumuli, la mat morta e i massi di calcarenite per vedere quale potesse essere, se c'era un'evoluzione nella copertura della prateria. In 6 anni, nella prateria superficiale, soltanto in questa valle ricoperta da massi di calcare, la copertura è aumentata ed è arrivata al 44% in superficie e quasi al 27% in profondità. Quindi in 6 anni si ha questo recupero sui massi di calcare. Qual è la dinamica? La dinamica è che siamo vicini a una prateria grandissima. Molti frammenti vegetali, molti rizomi vengono bloccati dai massi di calcare perché il rizoma si intrappola tra le fessure dei massi, un po' quello che viene fatto con le reti. Abbiamo visto che il problema importante è trovare alla pianta qualcosa sulla quale la pianta possa fissarsi.
Ecco che la pianta da sola si fissa nelle fessure. Quando si fissa sulla parte sommitale dei cumuli o sulla parte laterale, nei primi anni questi cumuli erano mobili, i massi si muovevano, quindi non davano luogo ad un impianto stabile. Quando si fissavano nella parte piana, bassa, nella cosiddetta valle, ecco che hanno cominciato a formare dei nuclei e in questi nuclei la pianta ha cominciato a crescere. Mi ricorda un po' le immagini che faceva vedere Scardi, anche là si vede questa pianta non più riconoscibile, ma se si va a scavare sotto la pianta si trovano i massi. Nel 2001, nel periodo tra 2001 e 2003, siamo andati ad osservare invece in maniera più intima, non più con il ROV, questi impianti. E ancora una volta abbiamo guardato la parte sommitale dei cumuli, la parte laterale e la valle. Qua vedete dei dati di densità a confronto con la prateria naturale in tre profondità. 5 metri in blu, 10 metri in rosso, 15 in marrone. Vedete che nel 2001 soltanto la valle ha dei valori di densità apprezzabili, poi nel 2003 questi valori di densità, siamo a 10 anni dalla ricolonizzazione naturale di questi cumuli, i valori di densità, soprattutto della prateria superficiale, sono profonda, scusate, sono paragonabili a quelli della prateria naturale. Abbiamo un massimo di 340 fascicoli per metro quadro, tra 5 e 15 metri. La stessa cosa non si può dire per la struttura della pianta. Questo grafico si riferisce alla superficie foliare. Se guardate, la superficie foliare in tutte le parti in cui noi abbiamo suddiviso questi cumuli è bassissima, sensibilmente più bassa rispetto ai controlli, anche a 10 anni di distanza. Quello che succede è che le foglie vengono rotte per il movimento perché battono contro i massi. Però un'altra cosa importante è che se andiamo a guardare i costi, e quindi come la biomassa viene allocata dalla pianta nella prateria naturale e in questa ricolonizzazione, l'allocazione delle risorse è completamente diversa. In particolare nella fase di ricolonizzazione la pianta investe su radici. Vedete questa parte nera? È l'investimento in radici, che è significativamente superiore rispetto a quello che fa la pianta in condizioni naturali. Invece l'investimento in foglie è significativamente superiore nella prateria di controllo. Quindi questo conferma il dato. Foglie più piccole, ma c'è un investimento anche enorme in radici. Un altro survey diretto effettuato nel 2010, quindi siamo a 17 anni più o meno di distanza, ci porta a quella condizione in cui non siamo stati in grado di riconoscere dove era la prateria di nuovo impianto dalla prateria naturale, perché le foglie sono diventate grandi, i rizomi plagiotropi hanno cominciato a correre sotto i massi e sono arrivati gli ortotropi che sbucano dalle pietre. In più, andando a spostare, perché non si riconosce più il materiale attorno ai margini di questa prateria, vedete che si è riformata una mat. Cioè questa è una mat di nuova formazione, è circa 10-15 cm. E le radici avvolgono pietre. Quindi le pietre non solo danno ancoraggio poi alla pianta, ma la pianta rende meno mobili i massi. A questo punto tutto quello che avete visto è pubblico, è pubblicato su riviste. Siamo entrati in contatto con la Saipem, che ci ha proposto una collaborazione e ci ha insegnato parole nuove come ingegnerizzazione. Ci hanno detto: perché non collaboriamo? Volentieri. Tentiamo di ingegnerizzare, quindi di trasportare questa vostra esperienza in un modulo che possa essere applicato nel caso di ripristino, mitigazione, compensazione. E a quel punto ci siamo seduti attorno ad un tavolo e abbiamo cominciato a pensare cosa possiamo fare. La cosa importante era, come per tutti, dare un sostegno alla posidonia, bloccarla, ma utilizzando i massi. Abbiamo pensato di creare dei gabbioni, questo è proprio il primo grafico che abbiamo immaginato, dei gabbioni riempiti di pietrame e di creare delle fessure, delle tasche oblique all'interno delle quali assicurare i rizomi. Varie discussioni, abbiamo immaginato vari prototipi, qua vedete disegni, prime realizzazioni, però immaginate che questi sono i gabbioni riempiti di pietrame. Queste le prime, i primi prototipi di fessura all'interno dei quali, distanziati, inserire i rizomi. Siamo arrivati ad una conclusione, ad un accordo
E questo è il nostro progetto pilota che prevedeva 40 materassi, ogni materasso è mezzo metro quadro, ciascun materasso pesa 300 kg. Il trattamento che prevede le fessure laterali è questo, D. Poi c'era un trattamento chiamato A, nel quale abbiamo semplicemente messo il rizoma sotto le pietre. Gli altri trattamenti B, C ed E avevano altre forme di sostegno del rizoma, ma meno importanti rispetto alle tasche che lo stringevano. E poi anche dei controlli su sabbia. Ogni trattamento 4 repliche, 2 siti, una densità di 36 rizomi al metro quadro, 18 perché abbiamo per ogni gabbia, perché la gabbia è mezzo metro quadro, un totale di 864 rizomi trapiantati. Questo è il disegno, è stato intersperso, questa storia ve la salto. Come abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato un pontone, abbiamo portato i gabbioni, 40 gabbioni sul pontone, ogni gabbione è stato inserito in una vasca che conteneva acqua di mare. A quel punto, una volta che il gabbione era sommerso, abbiamo preso i rizomi che erano stati espiantati, questo è avvenuto nel mese di maggio del 2012, sono stati manualmente inseriti nelle tasche, le tasche sono state strette con delle fascette. Una volta che erano pronti i gruppi di gabbioni, qua sono due ma a volte erano quattro, venivano immersi in mare. L'unica attività richiesta al subacqueo in questo caso è stata una assistenza. Il subacqueo ha guardato i gabbioni scendere sul fondo e poi li sganciava. Quindi un'attività da parte del subacqueo molto limitata. Questo è l'impianto a poche settimane dalla posa in mare. Vedete un dettaglio delle tasche laterali sui gabbioni. Chiaramente le foglie sono molto grandi perché sono le foglie appena raccolte. Questo è un dettaglio di uno dei controlli sulla sabbia. In questo caso i rizomi sono stati assicurati con una cima ad un chiodo piantato nella sabbia. Volevo vedere cosa accadeva sulla sabbia. E questa è un'immagine di poche settimane fa. L'impianto a 2 anni di distanza, vedete la superficie di una gabbia, si intravede una struttura che ricorda un prato, le foglie sono molto molto piccole e su questo ora ci arriviamo. Vediamo qualche dato. Quello che è successo sul trattamento tasche, per capirci, è riportato nella linea verde. Durante il primo anno si è registrata una perdita del 20% dei rizomi, da quel momento in poi è rimasto costante, non si è perso più un rizoma. Nei controlli, quindi i rizomi trapiantati su sabbia, e i rizomi poggiati sotto le pietre, dopo il primo anno si sono persi tutti. I rizomi che erano stati assicurati con altre tecniche meno, diciamo, costringenti per il rizoma, hanno fatto registrare un valore medio del 40%. L'altro dato interessante è che a partire dal primo anno i rizomi, come nel caso che ci illustrava Scardi, hanno cominciato a ramificare. E quindi siamo arrivati in 2 anni ad un valore pari al 200% rispetto a quello iniziale. Quindi la densità, nonostante la perdita del 20%, è il doppio rispetto a quella iniziale. E siamo a 2 anni. Questo dato, però ci ricorda molto quello della ricolonizzazione naturale, dove siamo arrivati poi dopo 10 anni a valori di densità simili a quelli della prateria naturale. Un altro fenomeno interessante che avviene su questi massi è che si rimangono incastrati, come è avvenuto nel caso della trincea, dei rizomi. E vedete con valori di circa 11-6 rizomi per metro quadro. Purtroppo non li abbiamo marcati, questi rizomi, quindi non sono in grado di dirvi se in ognuna delle esplorazioni sono sempre gli stessi rizomi o sono rizomi nuovi. Abbiamo dimenticato di fare questa cosa, però è una potenzialità che questo sistema offre. Lunghezza delle foglie. Analogamente a quanto avevamo visto sulla prateria naturale, la lunghezza delle foglie è molto ridotta, intorno a 30 centimetri rispetto a quella iniziale che supera i 60. C'è stato anche nei primi mesi un attacco di salpe che hanno veramente ridotto la lunghezza delle foglie, però poi c'è stato un recupero. Ma questa osservazione l'avevamo già vista nel reimpianto naturale, quindi immaginiamo che ci sarà poi una ripresa. Questo è rapidamente quello che vi volevo dire, però a questo punto c'è qualche considerazione da fare. La parola conclusiva già mi sembrava brutta, avevo pensato di lasciare un foglio bianco, però qualche parola andava il caso di essere spesa. Sicuramente non abbiamo la pretesa di avere dimostrato nulla, assolutamente nulla, però in questa area di Capofeto, dopo 20 anni,
la prateria ha ricolonizzato veramente. Ora si può andare, no, non si può andare a vedere perché non si capisce più. Comunque si può andare a scavare e vedere quello che è successo. Ha ricolonizzato in termini di densità, di lunghezza delle foglie, sta formando mat e il plagiotopo sta cominciando a conquistare anche quelle parti che erano difficilmente conquistabili delle parti sommitali dei cumuli. Le radici avvolgono i massi e li consolidano. Quindi è una situazione particolarissima, mi rendo conto, siamo abbiamo un rifornimento laterale di rizomi che è impressionante, perché siamo a Capofeto, però avviene. Di contro, l'osservazione di 15 anni di questo fenomeno, trasportata, ingegnerizzata, con l'utilizzo di questi massi e con un sistema che riesce a trattenere bene il rizoma, dà dei risultati incoraggianti. Sono 2 anni, vedremo cosa potrà succedere in futuro. Quindi l'idea che mi faccio è che da una parte c'è un grande vantaggio se si volesse utilizzare questa tecnica per ripristino o compensazioni, che deriva dal fatto che il lavoro subacqueo è molto limitato. Si lavora con un pontone, si assembla come si vuole e si mette giù. L'altra è questo grande tasso di ramificazione, e la terza è la possibilità che le pietre riescano a trattenere ulteriori massi. In termini applicativi è evidente che se si volesse parlare di un ripristino, laddove fosse possibile, si potrebbe semplicemente riempire di pietre la zona che è il sito idoneo, oppure si potrebbe utilizzare dei nuclei, diciamo facilitare la ricolonizzazione utilizzando dei nuclei con questi gabbioni posti sulla massicciata, e da questi nuclei sicuramente poi la prateria si espanderà. Nel caso di misure più piccole in termini di metri quadri o ettari da dover ricompensare, si possono utilizzare le gabbie. Mi ero dimenticato di dirvi che la parte ricolonizzata della prateria di Capofeto è 3 ettari e mezzo, cioè non parliamo di qualche metro quadro, 3,4 ettari. E invece una conclusione ce l'ho, ed è una frase che ho in mente da anni, da quando l'ho letto, una frase di Linneo che dice «Omnia mirari etiam tritissima», cioè osserva, osserva sempre, osserva tutto, anche le cose più banali. E da qui la giustificazione che vi voglio dare in conclusione del titolo, dall'osservazione al reimpianto, perché ci siamo posti un problema per anni, come fissare la posidonia, ma pare veramente verosimile che un substrato roccioso molto fratturato sia una condizione necessaria, almeno vi posso dire per le praterie siciliane, all'impianto della posidonia. Questa zona dove abbiamo il più grande posidonieto italiano, forse europeo, è una terrazza, è un terrazzamento di calcare e calcarenite, è un bassofondo che poi collega la zona di Mazara all'Egadi, tutto di calcare e calcarenite. Se si va a guardare sotto la matta, non solo l'abbiamo visto, ma le ruspe della ditta che ha scavato le trincee hanno lasciato questa immagine, questo transetto scavato nella roccia, sia della matta e sotto c'è la roccia. Quindi osserva, capiamo e andiamo avanti. Grazie. Grazie a tutti.